ha sognato un giaguare che mi viene, quindi ha avuto un incontro con un giaguare, perché c'era un battesimo. Questa sera qui è il momento in cui giaguare era per farci un'infarianda, queste sono le due zampe, posteriore e inferiore, rosse perché poi è riuscito a dare una inghiata e tutto il sangue, però poi è guarito, insomma, un altro problema alla mano. E quindi qui poi il rosi, questa è parte della linea sacra, linea sacra. I rombi rappresentano le quattro direzioni, i quattro punti cardinali, sono poi anche sole, terra, acqua, aria, quindi c'è il rombi, sì, sì. E il maiorana. Qui abbiamo altri telai, guardiani dell'energia e giaguaro nero. Guardiani dell'energia perché abbiamo, siamo nella questa nostra dualità ci permette di avere qualche l'angelo protettore, e quindi sono i guardiani dell'energia che dobbiamo invocarli, dobbiamo invocarli perché ci sono anche lì la dualità uomo animale con i piedi e zampe, il rombo, poi questi rombi attaccati è il simbolo dell'energia serpentina che scende, quindi l'importanza. Poi che c'è i colori, la bellezza del giaguaro nero, rombi, giaguari. E qua è Stella Yash Balan. Questo è più recente, diciamo, 2011. E adesso, allora qui è innanzitutto il 13. Vedete, i 5 punti fanno 1, fanno 5. Quindi 5, 5, 10, questo è il numero 13. 19 sarebbe un'altra lineetta. E 20 è un'unità, dovrebbe dire 0 pieno. Poi tu passi al secondo livello, perché noi scriviamo da destra a sinistra, sì, sì. Loro dal basso in alto, quindi del tipo 100 faresti 1, 0, 0. Loro con il sistema ventesimale vanno più veloci a contare. Quindi qui si chiama Estela Yashvala, Estela è la stele, come la stele di Rosetta in cui c'è la traduzione con il geroglifico. Qui infatti proprio è una stela, però è la cultura orale. Quindi di solito noi siamo sempre abituati a tutto cose scritte, però visto che la versione ufficiale è già stata scritta e è un po' diversa dalla versione orale, qui è la persona che racconta la sua versione. Qui abbiamo sempre i quattro elementi, questo è il grifo del sole, questo dell'aria, questo dell'acqua e questo della madre terra. E qui il centro, diciamo l'uomo. L'importanza delle pietre del Hale, pietre energetiche, energia, braccialetti, orecchini, e il volto lunare, tondo, donna, per la dualità la donna è la parte femminile, diciamo, quindi in quell'altro lì c'erano uno tondo e uno lunare, quindi i tondi sono donne, quindi più ovali sono uomini, e il colore, perché Yash Bal Yash è verde e azzurro, è il colore dell'acqua, quindi è questo verde e azzurro, e Balam, giaguaro. Giaguaro è proprio l'anno scorso, 13 luglio 2011, facevo una mostra al Chiapas, l'energia del giaguaro. Che bella questa coincidenza, ma non è coincidenza perché non esiste una coincidenza,